Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questa nuova serie, perché sta per iniziare il nostro viaggio in Tunisia. Dopo essere partiti da Roma, fatte 4 ore di viaggio, abbiamo pernottato a Lucca. Poi di buon mattino abbiamo fatto altre 2 ore di viaggio e siamo arrivati al porto di Genova. Abbiamo preso la nave, abbiamo fatto 22 ore di viaggio, svolti tutti gli oneri doganali una volta scesi e poi abbiamo alloggiato qui all'hotel El Mouadi Gammar. Ma soltanto adesso inizia il vero e proprio viaggio per la Tunisia, mentre Wara litiga con la valigia. Ovviamente ho raccontato 2 giorni in proprio così, al volo. E adesso siamo pronti con tutta la gente che visiterà la Tunisia insieme a noi, con davanti i tour operator di Moto Orizzonti. Ragazzi, c'è una novità adesso, dalla prima sosta che faremo, perché adesso ci siamo dimenticati. Anche Wara potrà parlare e voi potete sentirla. Durante i briefing che tu fai con Moto Orizzonti, uno dei consigli è stare molto molto attenti a come guidano qui in Tunisia, perché non sanno che cosa sono gli indicatori di direzione, fanno inversione a U così a casaccio, non accendono le luci di sera, per cui estrema attenzione. Sbarcati dalla nave, tutti quanti ci chiedevano le foto, come se tutti avevamo Ferrari, Lamborghini, tutti lì a chiedere foto. Se avete idea di venire qui in vacanza, sappiate che non parlano inglese, parlano soltanto o arabo o francese. Difficilissimo che trovate qualcuno che parla inglese. Ma no, ma vado via da Roma e trovo il traffico in Tunisia. Ma no, adesso ci allontaniamo da Tunisi, ci facciamo un bel po' di chilometri e arriviamo a El Jem. Vedi qua, che tu c'ha fame? Fanno loro. Che non te la compri. Senta, compri una violina qui. Un casello. Lorenzo. Ciao. Bonjour. Merci. Grazie. Ma direi tu per favore. Mezzi caratteristici. L'anfiteatro si intravede. Ah, eccolo laggiù. Bello. Questa viaggio un po' mi rovina la gioia di stare qui, anche l'esplorazione dell'anfiteatro. L'anfiteatro di El Jem è il terzo più grande creato dai romani. Si è conservato così bene perché per tantissimi anni è stato sepolto dalla sabbia. Infatti per entrare devi scendere, devi fare la rampa di una decina di metri. Questa cittadina ha raggiunto il massimo splendore quando i romani la colonizzarono. Crearono anche un sistema di irrigazione che permise anche lo sviluppo agricolo. Senza più romani però, e con il passare degli anni, il fanatismo religioso ha completamente distrutto tutto, riportando la città indietro negli anni a livello di sviluppo. Sicuramente tutti voi avete visto il film Il Gladiatore, no? Con Russell Crowe. Beh, le riprese sono state fatte qua dentro. Immaginalo pieno, zeppo di gente, il gladiatore che entra qua dentro. Pensa che soggezione. Tu sai che tanto sono i tuoi ultimi attimi di vita. Non deve essere proprio bellissimo. Bene, la nostra visita all'interno dell'anfiteatro di El Jem è terminata. Adesso Paolo, il nostro tour operator, ci porta da un suo amico che ci ha fatto scegliere tra pollo e agnello. Io ho scelto agnello, tu? Pollo. Pollo, quindi così mi assaggio pure il suo perché... Oh, io assaggio il tuo. Io assaggio il suo. Io assaggio il suo. Il cammello. Un po' curioso. Volevo vedere che suono fa. Jerry Bob!
tu se te ne azzardi a dire ma secondo me c'è leggera aria di pioggia, raga, cioè, ormai mi sono un pochino bagnato, è inutile che metto i pantaloni, non l'avessi mai fatto. Sopra sto a posto, per fortuna, grazie al giacchetto, ma sotto completamente zuppio. Oh, raga, lo sapete che vuol dire 40 minuti di pioggia battente? Ah, c'ho le paperelle delle mutande. Ah, guarda, guarda, guarda lì come guidano. Cioè il pronto aspetta 3 secondi, loro si devono buttare contromano, è assurdo. Quello stava contromano. Guardalo, guarda lì, guarda. Ah, ecco, un'altra cosa, quando vi danno i resti, raga, non vi preoccupate che è sempre, vabbè, arrotondo un attimo per l'eccesso, una volta io, una volta io, una volta io, praticamente sempre loro, tu, e il resto in più non c'ha mai. Non vi preoccupate che se so 11 e 70, voi gli date 12, a posto così. Ma lui, potresti gentilmente ripetere quello che hai detto prima sul tempo? Che in 30 viaggi, questo è il 30esimo, non ho mai beccato un tempo di merda così. Perfetto, ecco, io faccio il viaggio, tempo di merda, molto bene. Era pulita. Una volta, era. Mamma mia, quanto fango e acqua abbiamo preso. Com'è andata? Ogni tanto te vedevo con le maniche. Ah, sono le maniche gelate. Infatti adesso mi ho tolto asciugare i guanti. Come stiamo con la benzina? Benissimo. E parlo presto. Pioveva. No, bene. Spettacolo, cavolo. Col freno a tamburo dietro. È fantastico. E so, c'è gente che si, tira fuori di tutto, che sistema, cosa. Quanto stai bestemmiando da una 10? 21 più o meno, 21 o 22, ancora non ho capito, cioè lui ha messo i ragazzini qua, praticamente gli è cascata la moto, ha messo i ragazzini qua, e poi che ha fatto? Ha spinta, perché come ha fatto a cadere? Ah, invece si è piegato questo. Questo tipo il parabrezza qua ha fatto però pare che non ha toccato niente. E vabbè, prossima volta, mi dispiace. Posso fare una foto? No. Si torna in viaggio, adesso stiamo andando verso Tatooine. Ci stanno certi che vanno a piedi, ma su ste strade chilometriche che non c'è nulla per chilometri e chilometri, tu li becchi a piedi così. Cioè, ma quando arrivi? Parti la mattina, arrivi la sera. No vabbè, sta cosa delle taniche di benzina mi fa troppo ridere. Dove stanno? Eccoli. Benzina, olio, c'è tutto quello che ti serve. 10W40, 10W50. Cioè questi qua vendono solo datteri. Bello, vada. Non ti ferma, non ti ferma. Bello lui in ciabatte, Lui in ciabatte è completamente tragico. Ma fa diluvio sole, diluvio universale, sole universale. Bello, senti che pace qua. È stata, è bella bella, vedi? Vai, si riparte che adesso siamo gli ultimi. Eravamo i primi, siamo gli ultimi. Guarda laggiù intanto un altro arcobaleno. Stiamo vedendo arcobaleni. Oggi è già il secondo, il terzo. Ma pensa che è divertente se te lascio qui e vado via. Quante botte ti posso dare da 1 a 10? Che prima o poi allo stesso hotel torniamo, Dritto, dritto quindi? Dritto, sì. Quella? Mamma mia! Mangia qua, ristorante qua. Madonna che bello! Va bene, mangiamo poi visita. Sono d'accordo, ho fame da 100 km praticamente. Nave, ma sicuro che sono distruttivi, perché appena c'ho un corridoio tutto dritto mi trovo che sfaccio, tipo sono sempre a far così. E fate le più corte queste tratte, no? Ma tu sei spava? No, orribile quella qua. Ma cosa ti fai a Roma al Colosseo?